Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, qua è Omega. Come state, spero tutti alla grande o tutti alla grande. Siamo venuti, è finalmente venuto il momento di fare questo video, perché per tutte le persone che la stavano sperando, ragazzi, è arrivato. Sia nella realtà che purtroppo nella vita reale da calciatore su GTA. Come ben sapete, ieri la Juventus è stata battuta dall'Ajax. Commento a freddo, veloce, secondo quello che penso io. L'Ajax ha giocato il primo tempo, l'hanno giocato alla pari. Il secondo tempo l'Ajax è stata nettamente superiore. Semplicemente hanno aggredito di più, pushato di più e ci hanno messo semplicemente più testa. La Juve, ragazzi, semplicemente aveva solo Emre Can e Ronaldo, che facevano il tutto. Gli altri, niente, facevano più niente. Quindi ragazzi, Cristiano Ronaldo ha perso, la Juve è uscita fuori dalla Champions e a quanto pare il nostro campione non è per niente contento di quello che è successo. Quindi vedremo adesso cosa succederà in questo episodio, dove Cristiano Ronaldo sembra che non sia mai stato più incazzato di adesso, a parte quando Ronaldo Junior gli ha scassato una Lamborghini. Diciamola sta cosa. Partiamo subito, un bisogno, mi piace, un commento, ditemi se ovviamente vi piace l'episodio, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi da vita reale da calciatore e da bambino con Ronaldo e Ronaldo Junior. Detto questo, vediamo un po' com'è la situazione allo stadio, perché non sarà per niente bella. Io voglio precisare una cosa, che in questo video non verrà maltrattato nessuno, a nessuno verrà fatto del male o a nessuno verrà data mancanza di rispetto, almeno credo. Stavo per entrare nello spogliatoio. Ora entriamo già nel clima Ronaldo, nel clima prepartita, facciamo uscire la rabbia alle presse di ieri. Stavo per entrare nello spogliatoio, ragazzi, quando a un certo punto mi hanno fermato 1, 2, 3, 4, 5, 6 una decina di giornalisti, diciamo, no? Le guardie qui hanno detto di lasciarmi in pace, perché giustamente siamo un po' girati. Però i giornalisti devono fare il loro dovere anche quando noi siamo girati. Cioè non è che sono buoni soltanto per le interviste quando vinciamo, ma anche quando perdiamo. Il problema è che sono veramente girato, quindi se permettete, niente flash, basta, mi state accecando, sono incazzato nero. Quell'altro deficiente di Dybala non ha fatto niente, ragazzi, ha giocato 40 minuti, non ha fatto una mazza. Posto su è entrato Ken, che non ha fatto niente anche lui, ragazzi. È stato uno schifo totale. La smetti di farmi foto? Non lo ripeto più, anche tu, la smetti, ragazzi, non ti è impazzito. Basta fare foto, ragazzi, fermatemi, Ronaldo. Ragazzi, è partito Ronaldo. La rabbia repressa sta uscendo per la perdita contro l'Ajax. Datemi i giocatori dell'Ajax. Datemi i giocatori dell'Ajax. Oddio. Ragazzi, i fotocapi stanno cercando di non reagire, ma Cristiano Ronaldo li sta coppando tutti. Oddio, lasciatemi in pace. Datemi i giocatori dell'Ajax. Datemi i giocatori. Oh, pure la guarda in corpo. La smetti tu. Dybala, sei un cretino. Non hai fatto niente. Non hai fatto niente. Ancora che ti alzi? Ancora? Basta interviste, ho detto, via! Via! E tu sei proprio a non mi toccare più! Non ho fatto niente! Allora, forse non ci siamo. Allora, se dico niente foto, vuol dire niente foto! Sono girato di palle! Non mi devi rompere! Cadi a terra come colpo segreto! Ah! Ah! Doppio pugno, e tu non rompere, che c'entrava quello? Ok, ragazzi, Ronaldo è incontrollabile. Non mi devi rompere, hai capito? Non mi devi rompere. Ragazzi, sto parlando con uno dei dirigenti della Juventus. Oltre ovviamente a Agnelli, mi sta dicendo di calmarmi, perché Agnelli sta parlando lì e dice che questo non è il comportamento che un campione deve avere, perché un campione quando perde deve accettare la sua sconfitta. Stai parlando a me di essere un campione? Ma non mi devi rompere manco tu, porca miseria. Ha capito niente, basta foto, basta. Giuro che ti ammazzo tutti, Dybala. Non hai fatto niente, sei un cretino, ti sei fatto fare uno sgambetto da un deficiente, da uno pagato due noccioline. Basta, levati tu, levati, levatevi tutti e due. Oddio ragazzi, chi sarà incontrollabile. Datemi i giocatori dell'Ajax, datemi i giocatori dell'Ajax. Tu sei il presidente, prendi sto cazzotto. Datemi i giocatori dell'Ajax, dove siete? Datemi i giocatori dell'Ajax. Oddio ragazzi, sta succedendo il casino. Basta, io, i giocatori dell'Ajax. Oddio ragazzi, Cristiano è impazzito. Datemi i giocatori dell'Ajax, basta. Oh, sto facendo una figura di merda, ragazzi, forse è meglio che me ne torno. Mamma mia, che figuraccia. Non so che fare, ho distrutto tutto, ho spagato tutti. Mamma, che casino. Ragazzi, forse è meglio se non mi faccio vedere per un po' di tempo. Chi è quello lì in fondo?
Oddio, uno che sta scappando. Gli avevo fatto paura. Ok, scusami, fotografo, scusami, scusami, scusami. Dice che può capirmi perché è stato un brutto momento, però dobbiamo proprio reagire così. Grazie, grazie. Chiedo scusa a tutti, mi sono lasciato un po' andare, scusate, scusate fotografi, scusate quelli che sono svenuti, mi scuso col presidente. Presidente, mi scusi. Dice che non dobbiamo mai fare più una cosa del genere se non vogliamo rovinarci la reputazione. Ma stai zitto, deficiente, che spero che il Barça o il City vi sotterri la madre. Ragazzi, sono incazzato, vero? Vabbè, fatemi andare a cambiare, me ne voglio andare veramente, me ne voglio andare da qui. Ecco perché Ronaldo ha fatto sta strage, non so se verrà mai perdonato, io me ne vado. Scusami, guardia, scusami. Dice di stare tranquillo, viene pagato per questo. Sì, andate a cagare tutti quanti, va. Che partita di merda, porca miseria. Ma come si fa a perdere comunque gli efficienti? Sono incazzato io. Ragazzi, andarmi a sfogare, sennò finisce male. Sì, scusi ancora lei, scusi, scusi ancora. Scusi ancora. Sta scappando, oddio, si è buggato. Scusi signore, scusi. Vabbè, andiamo, ce ne va, mi sono veramente rotto. Praticamente è leggibile negli occhi di Ronaldo, anche dalla sua camminata, che è totalmente teso. Tra l'altro avevo detto a Ronaldo Junior e a Giorgina di aspettarmi alla macchina. Sta camminando veramente con un passo molto veloce. Il nostro Ronaldo, vedete, un passo diverso rispetto al solito. Ma che incazzato vero, qualcuno lo fermi. Stasera ragazzi, secondo me Ronaldo fa una pazzia. E Ronaldo Junior proprio levati. Allora, non voglio incazzarmi con voi famiglia, però Giorgina sembra essere dispiaciuta, vedo che addirittura pianto per la perdita, perché abbiamo perso. Ronaldo Junior, ti avviso, questa è la serata giusta che ti spacco la testa se provi a deridermi, a sfottermi. Sono stato abbastanza chiaro. Chiarissimo, no? Però Ronaldo Junior lo vedo piuttosto serio, cioè lo vedo zitto, composto. Forse perché ha capito che sono molto incazzato, nero, nero. Ora ce ne andremo con la nostra Audi RS7, che vi giuro non so come la guiderò. Sono incazzato nero, porca miseria, che potrei spaccare questa. Oddio, ho scattato l'allarme. Via in macchina, via, 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 via. Non so di chi era quella macchina, famiglia in macchina. Voglio dimenticare questa serata, me ne voglio veramente andare. Oddio, Ronaldo è pazzo, è pazzo. Ragazzi, veramente è stato proprio, come si fa a perdere così? Come si fa? Come faccio a non essere incazzato? Come fa a non essere incazzato? Ronaldo! Oddio. Tutto a posto, famiglia? Oddio. Ok. Ragazzi, Giorgina ci sta dicendo non proferire parola. Che se proferite parola, guardate che peggio. Faccio saltare tutto allo santo. Lo so, oggi ve lo giuro. Giorgina dice di stare calmi. E va bene, stiamo calmi. Tanto domani la porta al meccanico. Sai che me ne frega di una macchina? C'ho i miliardi, c'ho, che cavolo me ne frega di una stupida macchina. Ma guarda, tu sei errando un po' a perdere in questo modo, ragazzi. Guardate se io posso perdere in questo modo. Guardate se io posso perdere in questo modo. Giuro che adesso vado a 300 miliardi di chilometri finché non mi calmo. Ronaldo, stai attento che c'è Giorgino e Ronaldo Junior. Vabbè ragazzi, inutile, Ronaldo ha bisogno di calmarsi. Andiamo a casa alla velocità della luce. Non so come sta guidando. Non so come arriveremo a casa vivi. Tornati a casa, ho lasciato Giorgina e Ronaldo Junior, che sembrano essere veramente, ci sono rimasti di sasso. Io mi devo andare a sfogare veramente. Allora, questa era l'auto che avrei dovuto portare ad aggiustare, non mi ricordo che auto sia. Ora la vediamo, aspettate, fatemi entrare dentro. Sì ragazzi, questa era la bestia GTS, una macchina di GTA praticamente, non è una macchina reale. Esco tutto e non so cosa, non so dove stia andando. Cosa stai facendo qui Ronaldo? Dove stai andando con l'auto? Oddio ragazzi, mi dite che ci vuole ammazzare. Ronaldo, non fare questa cosa, non per una partita che hai anni e anni e anni di Champions League. Non puoi bruciare tutto per questo. Che sta facendo ragazzi? Io non capisco. Cioè sembra stia andando nel terreno, si sta fermando. Perché? Oddio. Ronaldo, che intenzioni hai? Perché sta riaprendo la portella? Ronaldo, che vuole fare? Oddio ragazzi, stiamo a guardare. Ah, abbiamo preso una sua auto e la stia scassando fino alla morte, non ci posso credere. Cristiano Ronaldo, ragazzi, incazzato nero, sta scassando la sua stessa auto perché non sa come sfogarsi. In qualche modo deve sfogare il suo nervoso. Ora, dice Ronaldo che ora capisce Ronaldo Junior perché fa queste cose, perché dice che lo fa sentire veramente meglio. Allora ragazzi, io non ho tempo per scassare l'auto, sinceramente. Adesso ci penso io a far saltare tutto in aria. Uno, due, oddio, ma tanto mi ha preso in mano, tanto. No, non è possibile ragazzi. Scappa. Oddio Ronaldo, hai fatto un danno. Hai messo fuoco a tutto. Oddio. Oddio ragazzi, penso di aver fatto. Ronaldo, nasconditi. L'impatto potrebbe essere troppo forte. L'auto di Ronaldo è esplosa.
Devo dire che mi sento molto meglio. C'è un problema, sono Luna, devo tornare a casa, sicuramente il botto si sarà sentito. Come si fa a perdere così? Vabbè. Ragazzi, io che devo dirvi? Cristiano è arrabbiato, scusatelo, perdonatelo, lo sapete che non è lui. Gli dico che quando uno è incazzato è peggio di quando è ubriaco. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bellissimo pollice in su per il nostro Ronaldo, fatelo per lui che è incazzato. Ditemi se il video vi è piaciuto, se vi è piaciuta la sclerata di Ronaldo. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche altro episodio figo. Iscrivetevi al canale per non perdere nulla. E mi raccomando, come fa anche Ronaldo, venitemi a seguire qui su Instagram. Basta che cercate @realentoni, ragazzi, vi posso salutare in tutti i prossimi video. E possiamo giocare insieme a Fortnite, fare tutto quello che vi pare. Quindi mi raccomando, venitemi a seguire. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao!